tutte le patologie della spalla possono essere trattate con la fisioterapia, sia quelle di origine traumatiche, ad esempio i traumi sportivi, le cadute, come quelli degenerativi dati dal consumo naturale dell'usura durante la nostra vita. Utile anche pre e post interventi. Il metodo è molto soggettivo, infatti normalmente abbiamo una prima fase con delle terapie strumentali che servono più che altro a ridurre l'infiammazione e una parte poi attiva, passiva, manuale che serve proprio per rieducare il braccio, riprendere il movimento della spalla il più completo possibile. Le tempistiche normalmente sono molto soggettive, dipendono anche da tanti fattori, dal tempo di intervento, dall'età, dal fisico, dalla muscolatura che il paziente può avere. Sicuramente le terapie fatte su un problema traumatico sono molto più veloci come ripresa rispetto a quelle di un problema degenerativo. Gli esercizi che noi utilizziamo servono per migliorare il tono muscolare, creare un allungamento, un'elasticizzazione del tessuto muscolare e per riprendere appunto il movimento. Tutti questi esercizi vengono valutati di volta in volta dal fisioterapista in base a quello che è il risultato della seduta precedente e di come il paziente è portato in quel momento a lavorare assieme a noi.